incentivazione e coinvolgimento del personale. Gli imprenditori e i manager che dedicano tempo e attenzione alle persone fanno in realtà non più del loro dovere. Sanno infatti che tale comportamento fa bene alla dedizione e all'impegno che poi il lavoratore metterà nello svolgere le sue mansioni. Ma si può fare molto di più. Si può investire il tempo che le tecnologie fanno risparmiare nei processi di produzione per fornire aiuto nei tanti problemi dei lavoratori, estendendo così la responsabilità sociale dell'impresa. Possiamo ad esempio dare benefit che riguardano l'assistenza scolastica ai figli, l'acquisto di beni per la salute, contributi alle visite specialistiche presso strutture mediche fuori della regione di lavoro, assistenza ai problemi familiari e così via. L'elenco potrebbe essere lunghissimo.